Grazie, perché il razzismo è una brutta storia. Copriamolo di no. Questo è lo slogan che è stato ideato da Feltrinelli per una campagna che è nata da pochi mesi, in questi mesi, in un momento di grande urgenza. Ma cos'è il razzismo? Il razzismo è una brutta storia in un'Italia che sembra superiore. Questo spregevole modo di porsi davanti alla storia, davanti alle persone, in un mondo che accoglie Obama, oltretutto come prova certificata che il razzismo è roba del passato. Eccola, un'iniziativa che parte dal basso, che parte da un impegno reale della Feltrinelli, le prime due serate a Milano nel mese di dicembre, e questa sera, intanto grazie a tutti quelli che sono venuti, io sono Giulia Fossami, sto come dire prestando, se posso, essere una sorta di filo rosso per una serata che ci vedrà tutti i protagonisti e tutti impegnate. Cos'è? Cos'è il razzismo? Cos'è il razzismo oggi soprattutto? Cercheremo anche di capirlo assieme attraverso una serie di testimonianze che nel corso della serata si alterneranno alla musica e ai bravi musicisti che poi Ruggero ci presenterà e ci accompagnerà naturalmente per arrivare a coprire questo grande cartellone con il nostro no al razzismo. Che cos'è il razzismo oggi? È il balzello, per esempio? Sono le classi separate ancora? Che cos'altro è il sicuramente una brutta storia. Sono tanti i personaggi coinvolti, un'iniziativa che nasce dal basso e una campagna che non ha delle strategie sottintese. È una manifestazione, io credo, di verità in un paese reticente, smemorato, egoista. Quindi sono, credo, tre buoni motivi per esprimere e per alimentare soprattutto un razzismo che non è dichiarato. Tutti si sentono, tutti ci sentiamo vaccinati, ma forse non è così, io credo. Quando nella vecchia Italia noi in qualche modo ci ritroviamo a vedere alcune sicurezze scricchiolare, eccolo, il fantasma del razzismo. Allora abbiamo detto, sono tanti le persone di cultura, artisti, scrittori, insomma li vedrete che sono qui con noi. So che tra noi sicuramente è arrivata, non la vedo ma immagino di sì perché così mi hanno detto, Cristina Comencini, regista. Ci sei? Eccola. Buonasera Cristina, benvenuta innanzitutto. Eccola, benvenuta davvero. Conosciamo tutti la sua sensibilità, conosciamo naturalmente la tua arte, è autrice anche di libri, Bianco e Nero, attuale più che mai, Cristina. Sì, è molto difficile parlare al cinema e nella vita, nella letteratura, comunque anche tra di noi del razzismo, perché la prima cosa, io penso che le persone che sono qui, la prima cosa che penso, io non sono razzista. E quando ho cominciato a fare il film, quando ho pensato di fare il film Bianco e Nero e di raccontare una storia scegliendo il registro della commedia, era perché in realtà ritornavo da un viaggio che ho fatto in Ruanda per fare un documentario sulla situazione nel Ruanda, e quando sono tornata mi sono resa conto che nessuno dei miei amici né io avevamo in Italia amici africani.
Cioè, in realtà questo non razzismo non era vissuto perché nessuno aveva, diciamo, oltrepassato quel ponte di conoscenza, di amicizia e d'amore che invece ci legava a persone, diciamo, piuttosto simili a noi. Ovviamente questo, ci sono tante ragioni per questo, che è più semplice, ci si innamora forse più facilmente, si conoscono le persone simili a noi più facilmente, perché non è che non volevo incolpare, trovo che è molto sbagliato partire dall'idea che c'è una colpa per questo. Secondo me non c'è la bellezza che ci potrebbe essere. Ecco, l'idea che mi ha fatto partire per il film era l'idea che, tornando dal Ruanda, ho cominciato a frequentare, ad avere amici africani, e l'idea è partita con loro, cioè di raccontare che cos'è veramente vivere la relazione, in questo caso in bianco e nero una relazione d'amore, però potrebbe essere anche una relazione d'amicizia, con persone che hanno storie completamente diverse dalle nostre, molto più ricche per certi versi, più poveri per altre, per cui confrontarci con qualcosa che è lontana. Credo che sia questo un po' il punto di vista da prendere, almeno per me, e cioè l'idea che il razzismo cade quando ci si innamora di qualcuno che ha una storia completamente diversa dalla tua, anzi quando vedi che la bellezza della vita sta nell'incontro con persone completamente diverse. Ovviamente non sottovaluto anche le difficoltà qualche volta di gruppi che vivono insieme in grandi città, in posti che sono diciamo anche con mille problemi, e dunque questo, che nascono questi conflitti, è una cosa secondo me abbastanza naturale. Io cito sempre quello che mi ha detto l'attore nero di Bianco e Nero, Enrique Boinet: quando ero in Africa e per la prima volta bambino ho visto arrivare un bianco, ho pensato fosse un fantasma, cioè mi sono spaventato a morte, cioè io non lo volevo vedere, non lo volevo, per me era orrendo. Allora partiamo dall'idea che comunque la persona che ha tutta una storia diversa ci appare come uno shock, accettiamo questo e rovesciamo il fatto che questo shock è forse un desiderio, è una volontà e voglia proprio invece di averlo vicino e di incontrarlo. Ecco, io partirei così. Io non posso che ringraziarti, chiedendoti a questo punto di mettere il primo no di questa serata. Qui abbiamo dei Bennarelli e questo naturalmente è quello che faremo tutta la sera noi. Dove non scrivono? Abbiamo già dei Bennarelli che non scrivono? No, dove scriverlo? Dove tu ritieni? Vai. Sì, vai. No, eccolo. Eccolo il primo no della serata, quindi il razzismo no grazie, sarà quello, grazie Cristina Comencini, sarà quello che tutta la sera chiederemo di fare agli altri amici che ci saranno e a tutte le persone che intervengono, perché il nostro obiettivo questa sera è di coprirlo completamente, quella scritta.